Ovviamente da un punto di vista proprio statutario l'iniziativa è aperta a tutti, però io auspico che concorrano soprattutto città medio-piccole, perché diventare capitale dell'arte contemporanea, come capitale della cultura o capitale del libro, significa accendere i riflettori su una realtà cittadina. In Italia ci sono bellissime realtà per un anno intero, e come dire, poter poi correlare questa iniziativa di una serie di eventi, che possono essere anche eventi musicali, eventi dedicati alla danza, in modo da, come dire, fare un discorso sull'espressività contemporanea.